Parliamo, dicevamo, di altri sport perché tutte le attività sportive stanno entrando nel pieno e in questo caso parliamo di volley, di pallavolo e parliamo di San Martino. Sabato prossimo, 7 ottobre alle ore 17 ci sarà l'esordio appunto nel nuovo campionato. Si ricomincia da lì, cioè da dove si era chiusa la passata stagione con la vittoria sul Legnago e il quinto posto in classifica. Si ricomincia da Piazza Carnevali, appunto a San Martino in Rio, l'appuntamento dell'esordio della Serie B del Volley San Martino, griffata AMA anche quest'anno, è alle 17 contro l'Arredo Park Duel Caselle di Verona e promette, dicono appunto da San Martino, grande spettacolo, una partita difficile, gli avversari sono davvero forti, ma non si preclude qualsiasi risultato, dice Fabio Cervi, che è l'allenatore di questa squadra. E dalla pallavolo maschile, possiamo andare alla pallavolo femminile, questa riguarda l'Interclassing Arca Arbor a Pistoia per la prima di campionato. Dopo un'intensa preparazione è giunto il momento di fare sul serio. L'Interclass Italca in Arbor attesa sabato sera alle 21 sul campo della Fenice Pistoia per la prima giornata del campionato di Serie B2 di pallavolo maschile. Per la prima volta le arborine sono inserite nel girone Tosco-Umbro, quindi sono sfide inedite e impegnative. Il tecnico Baratella si ritroverà quindi con un campionato completamente diverso rispetto alle consuete gare. Per quanto riguarda la pallamano femminile, la partita invece riguarda già stasera alle 20 al Palacheope di Casalgrande contro Bressanone. La classifica la vedete, Casalgrande ha un grande, per così dire, grande confronto in serata, un confronto al vertice e ovviamente ci aspettiamo un grande risultato per consolidare il ruolo della pallavano femminile a Reggio Emilia in A1 con appunto il Casalgrande, una bella partita. Chi ha opportunità stasera ci sono le coppe, ma per chi ama lo sport vissuto dal vero, questa è già una grande opportunità. E adesso con Lorenzo Chierici andiamo a vedere i festeggiamenti che hanno caratterizzato il Santos, una società ben nota a Reggio Emilia. 75 anni e tanta voglia di crescere ancora. Questa è la filosofia del Santos 1948 che sabato scorso ha festeggiato il suo compleanno alla presenza di oltre 400 ragazzi sul sintetico intitolato a Davide Rabotti. Una storia vissuta sotto l'egida di una stessa matricola sportiva, quella del primo San Pellegrino, nato appunto nel 1948, poi diventato San Pellegrino Everton e infine Santos nel 2012, con l'unione di diverse parrocchie come San Giuseppe, Santa Teresa e Sant'Agostino. È stata questa voglia di crescere in nome dello sport, il fil rouge dei 75 anni di storia, che sabato ha portato i bambini della scuola calcio dalle 15 alle 18 ad affrontarsi sul sintetico Rabotti per poi ricomporsi e mettersi in posa per le foto di rito, le foto di squadra, dalla juniores regionale fino ai piccoli amici. Poi l'arrivo dell'ospite d'onore, lo storico presidente Franco Iori, che fu giocatore del primo San Pellegrino nel 1948, che ha subito abbracciato il presidente Giovanni Anceschi e rivisto Alessandro Munarini, oggi numero uno del CSI provinciale, cresciuto sotto la sua ala, al quale lo stesso Franco Iori cedette le redini del San Pellegrino e quindi del Santos. 70 anni fa non c'era così tanta gente, dice Franco Iori. Eravamo poco più di 11, quindi con poche riserve, ma ci si divertiva come oggi. Di quel San Pellegrino del 1948 siamo rimasti soltanto in tre e io sono felice di essere qui con voi per raccontarvi che magnifica avventura sia stata far crescere questa società, grazie alla quale abbiamo portato in campo tantissimi ragazzi. Inoltre mi dà grande gioia il fatto che coloro che sono venuti dopo di me abbiano continuato a far crescere tutto questo, fino ad arrivare alla creazione di un fantastico sintetico che rappresenta il presente e il futuro del Santos.
Se abbiamo trovato una società sana, con basi solide, lo dobbiamo a coloro che ci hanno preceduto, aggiunge l'attuale presidente Giovanni Anceschi. Lo dobbiamo prima di tutto a Franco Iori, ma anche ai vari consigli direttivi che si sono susseguiti nelle varie annate, oltre ai presidenti Alessandro Munarini e Pierluigi Croci. Il Muna ci diceva sempre che prima di tutto veniva il gruppo e l'essere qui oggi tutti assieme dimostra che aveva ragione. Sono onorato di poter riabbracciare una figura come quella di Franco, dalla quale ho imparato tantissimo, aggiunge Alessandro Munarini, attuale numero uno del CSI. Oggi questa società incarna ancora lo spirito di quegli anni, lo spirito del sacrificio, lo spirito dello stare insieme, e io stesso ho respirato e vissuto e cercato di trasmettere a tanti ragazzi che ora sono dirigenti importanti questi principi. Così come il Santos è diventato importante per il CSI, essendo una società che mette al centro l'uomo e il gruppo prima di ogni progetto sportivo. Dulcis in fundo, Cristian Paganelli, attuale di essere il Santos, ha poi premiato due ragazzi che l'anno scorso si sono messi in luce per il loro atteggiamento in campo e fuori, Filippo Zotti del 2009 e Samuele Saccani del 2008. Poi via la festa finale con la musica del DJ, l'eccellente servizio ristoro e la partita dei papà, dalla quale fortunatamente ognuno è uscito illeso. Poi i fuochi d'artificio che hanno scaldato, come se ce ne fosse ancora bisogno, il grande cuore bianco-blu.